L'aspetto generale del Cocker Spaniel deve essere quello di un cane allegro, attento, sportivo, molto armonico nelle forme e compatto. L'altezza algarrese equivale all'incirca alla lunghezza del tronco dal garrese alla radice della coda. Questo non significa che debba essere quadrato, ma che deve avere una cassa toracica lunga e profonda con rene corto e forte. Il Cocker è un cane in perenne movimento e deve essere costruito proprio in funzione del movimento. Una buona cassa toracica garantisce spazio sufficiente a cuore e polmoni da atleta. Un rene corto garantisce una buona trasmissione in avanti dell'impulso posteriore. Il carattere deve essere allegro, con la coda in movimento incessante e gioioso, specie quando segue una traccia, incurante delle difficoltà del terreno. Deve essere dolce e affettuoso, ma sempre molto vivace ed esuberante. Il muso è quadrato, con stop marcato posto a metà tra la punta del tartufo e l'occipite. La dentatura deve chiudere a forbice. Il cranio è ben sviluppato, ben scolpito, né troppo raffinato né troppo grossolano. Gli occhi, pieni ma non prominenti, possono essere marrone, marrone scuro o nocciola, armonizzando con il colore del mantello, ma non devono mai essere chiari. Il tartufo deve essere ampio per dare un maggior potere olfattivo. Le orecchie, lobulari, sono inserite basse a livello dell'occhio, hanno tessitura sottile e arrivano in lunghezza fino al tartufo. Negli ultimi anni si sono viste molte orecchie ipertipiche, attaccate troppo basse o esageratamente lunghe. Questi sono difetti, non pregi, e andrebbero sempre penalizzati. Il collo è di lunghezza moderata, muscoloso. Esce pulito da spalle ben inclinate e non deve presentare giogaia. Il primo standard richiedeva un collo lungo, ma in seguito è stato modificato perché si vedevano colli eccessivamente lunghi che facevano molta scena, ma rompevano l'equilibrio strutturale del cane. Gli arti anteriori sono di buona ossatura, diritti, sufficientemente corti da dare un'impressione di potenza concentrata, ma non così corti da intralciare l'azione di quello che lo standard definisce un grande, piccolo cane sportivo. Il tronco è forte e compatto. Il torace è ben sviluppato e profondo, il rene corto, largo e forte. La linea superiore è diritta, in dolce pendenza dalla fine del rene all'attaccatura della coda. In passato l'inclinazione della groppa era considerata un difetto, mentre oggi è addirittura richiesta dallo standard. Gli arti posteriori sono larghi, ben arrotondati e ben muscolosi. Hanno buona ossatura e sono ben angolati, con garretti bassi per poter imprimere una forte spinta. I piedi sono solidi, con cuscinetti plantari spessi. La coda è attaccata leggermente più bassa della linea dorsale. Deve essere sempre allegra in movimento e portata bassa, mai alzata. Normalmente viene amputata corta, non tanto da nasconderla ma abbastanza da non interferire con il movimento durante il lavoro. La coda sempre allegra in movimento è un'importante caratteristica di razza. Un cocker che non scodinzola allegramente non può essere un bel cocker, neppure se fosse perfetto in ogni altra parte del corpo. L'andatura è sciolta, decisa e ampia, con grandi falcate e presa di terreno. Questo è il movimento ideale di un atleta, e le andature a passettini con scarsa spinta del posteriore dovrebbero essere severamente penalizzate. Il pelo è piatto, setoso, mai ruvido o ondulato, non troppo abbondante e mai riccio. Si richiede una buona frangiatura agli arti anteriori e posteriori fin sopra i garretti. Sono ammessi tutti i colori. Negli unicolori il bianco è ammesso solo al petto. Fino a pochi anni fa in Italia tutti volevano solo cocker fulvi. Solo oggi cominciano a piacere anche gli altri colori. In altri paesi come gli Stati Uniti i colori insoliti sono invece molto apprezzati.
La taglia è di 39-40 cm per i maschi, di 38-39 cm per le femmine. Il peso va da 12,600 a 14,500 kg.